Parco di Travalle, al via la riqualificazione. Più treni alla Strassigna, anche dal Consiglio regionale. Assigna lavori in corso, cantiere in via di Castello. Il cinema tra le stelle, nell'arena di Villa Montalvo. Parco di Travalle ha approvato il progetto esecutivo per ripristinare la rete idraulica di fossi campestri e fossetti stradali. Il progetto esecutivo varato dalla Giunta, finanziato dalla città metropolitana, nel contesto del progetto integrato territoriale della Piana Fiorentina, prevede interventi di adeguamento del reticolo idrico per evitare gli allagamenti dei campi. Parco di Travalle è un parco che viene da lontano, un progetto che è iniziato nel 2002 nel nostro comune e che è stato inaugurato nel 2011. Oggi, nel 2019, gli faremo un piccolo tagliando perché ha bisogno di una piccola risistemazione. Installeremo il fontanello nell'area sosta del parco che è stato a lungo richiesto dai cittadini e dai tanti che vengono nel parco per fare sport, per passare il proprio tempo libero, per trascorrere una domenica o un pomeriggio in tranquillità in mezzo alla natura. E oggi riusciremo anche con fondi non nostri a dare questa risistemazione per rendere il nostro parco più sicuro e sempre più bello perché lo possano vivere i cittadini di Calenzano e di tutta la piana. L'intervento non si limiterà a riportare alla funzionalità la rete di fossi e fossetti del parco. Le opere di riqualificazione saranno completate con l'installazione di un fontanello di acqua potabile nella piazzetta del parco e il restauro del tabernacolo. Il via ai lavori è previsto in autunno. Anche il Consiglio regionale, con una mozione approvata dalla Commissione Ambiente e Infrastrutture, chiede più fermate di treni alla stazione di La Strassigna. Legittima la soddisfazione della sindaca Angela Bagni, che da mesi chiede l'aumento del numero dei treni regionali. Io ritengo sia fondamentale il collegamento tramite ferro con Firenze e con l'altra parte della Toscana. La Strassigna è un comune centrale che accoglie anche tanti sia turisti ma anche tanti lavoratori, tanti pendolari che si collegano con il resto della Toscana tramite questa stazione che purtroppo ha avuto una storia negativa negli anni. Più di 1000 persone usano giornalmente il treno dalla Strassigna, eppure il numero dei convogli che si fermano alla stazione è diminuito negli ultimi anni. Nel 2006, quando fu istituito lo scalo, erano 34 i treni, per salire a 52 nel 2012 e decrescere poi a 42, lontano dai 68 previsti nel protocollo d'intesa firmato nel 1999. I pendolari che usano la stazione di La Strassigna crescono di anno in anno. Da qui la richiesta, a Giunta regionale Trenitalia, per rendere più frequenti le fermate. Noi continueremo a batterci e per far sì che questa stazione, questa fermata abbia la sua dignità per il bene degli astrigiani, ma non solo, per il bene di tutti i pendolari che scendono qui all'Astra e si collegano anche con la Piana di Settimo, quindi anche tutti gli industriali e le aziende che risiedono sia nella nostra zona industriale che nella zona industriale di Scandicci, e con noi sarà anche il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Sarà una battaglia che continueremo a portare insieme e anche con il sostegno del sindaco metropolitano che si è già esposto e ci darà sponda e sostegno in questa battaglia. Il cantiere di Via del Castello è ripartito, con i lavori che continueranno fino all'8 agosto, per interrompersi nelle due settimane centrali del prossimo mese e riprendere il 26, con conclusione prevista a settembre, prima dell'apertura delle scuole. Un ritmo intenso per un intervento che ha riguardato la ristrutturazione della rete fognaria, con annesse opere di nuovo asfalto, di restauro dei marciapiedi, di rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale. Il cantiere, peraltro, si estenderà nello stesso periodo a Via Cavalcanti, dove da tempo sono in corso le opere di urbanizzazione collegate agli interventi edilizi nell'area del cappellificio Corti. Proiezioni il martedì e il giovedì nella limonaia di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. È il Cinema tra le stelle, la rassegna estiva che durerà fino al 25 luglio, promossa dall'associazione Pecora Nera,
con il patrocinio del Comune. La serata all'interno del parco comincerà intorno alle 7-7.30 con un aperitivo, poi a seguire la proiezione del film. L'ambiente che è stato creato dai ragazzi che organizzano il cinema, che sono l'Associazione della Pecora Nera, è un ambiente accogliente per far stare le persone anche a socializzare, appunto, e a conoscersi prima della proiezione dei vari film. Un cartellone ricco di titoli, per tutti i gusti e per tutte le età. Il cinema non è l'unico appuntamento in programma a Campi Bisenzio in luglio. Dopo le tappe di Signa e Calenzano arriva Luglio Bambino. Il festival invade artisticamente il centro cittadino con animazioni, grandi giochi, letture, presentazioni di autori, spettacoli in Piazza Dante, giardino di Piazza della Resistenza, Villa Rucellai, Teatro Dante Carlo Monni. Luglio Bambino ormai da diversi anni ha assunto una caratteristica metropolitana, perché si fa oltre nel nostro comune e in altri comuni con Termini. È partito a Signa, al Parco dei Renai, ha proseguito a Calenzano e dopo il 14 ci saranno anche nei comuni di Sesto e di Scandicci. La nostra idea, l'idea di tutti i comuni, è quella di mettere in circolo la cultura, e in questo caso la cultura per i bambini. Il tema di quest'anno si rifà all'educazione e soprattutto alla lettura, perché crediamo che con la lettura, appunto, si possa aprire la mente ai bambini, e questo, diciamo, è il tema principe di questa edizione. Domenica la chiusura del festival si farà con lo spettacolo della produzione di Luglio Bambino all'interno del Teatro Dante Carlo Monni.